a tutti, oggi video di prodotti finiti, ne ho tantissimi da mostrarvi. Come al solito non sono prodotti finiti nello specifico in un mese in particolare, ma sono prodotti che ho finito nell'arco del tempo, quindi anche di più mesi. E niente, iniziamo subito. Ovviamente, come per tutti gli altri video appunto di prodotti finiti, vi mostrerò un po' velocemente quelli che sono tutti i prodotti. Se ho da dirvi qualche parolina in più, sicuramente ve la dico, ma poi i prodotti in particolare che meritano una menzione o una review più approfondita, li vedremo poi appunto in un video specifico di review di quei prodotti. Allora, partiamo subito. Ho alcuni prodottini di make-up. Allora, sono un bel po' in realtà. L'avevo messo in un sacchetto. Allora, ho finito uno dei miei mascara preferiti, che è praticamente la Pouard di MAC. Adoro, 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 adoro questo mascara. Ha uno scovolino molto molto piccino, come potete vedere, il che lo rende veramente comodissimo per andare a pettinare in maniera perfetta le ciglia, sia nella parte superiore che inferiore, dando un volume esagerato. Veramente è il mio mascara preferito. Purtroppo, ecco, adesso gli avevo messo delle goccine per farlo durare di più di collirio, e adesso mi sono impiastrata tutta. Vabbè. Dicevo, è in assoluto appunto il mio mascara preferito. Peccato che è uscito di produzione, quindi non lo fanno proprio più. Io spero che MAC decida di rimetterlo in commercio, perché non sono io l'unica. Questo mascara è veramente il top di tante, quindi spero veramente che lo rimettano, perché mi piange il cuore. In realtà ne ho un altro, forse addirittura due nelle scorte, quindi sono, diciamo, un po' sollevata, perché comunque ne ho un altro da poter utilizzare, che non aprirò sicuramente subito perché voglio consumarne altri, e proprio perché so che poi non lo potrò più trovare, quindi sono abbastanza disperata. Questo è veramente il number one. Poi ho terminato un correttore sempre di MAC, di questa linea, la Pro Longwear, quindi lunga durata, super coprenza, niente da dire. Questo correttore è famosissimo e conosciutissimo, super super coprente, è una bomba sulle occhiaie, ma anche sulle varie imperfezioni del viso. Leggermente un pochettino messecchina la zona del contorno occhi, ma perché io ho una zona del contorno occhi che particolarmente tende a seccarsi e a segnarsi con qualsiasi prodotto. Questo, essendo a lunga durata e molto coprente, per forza di cose un pochettino segna. Io uso questa qui, la colorazione NV25, ma utilizzo anche la 30, la 35, ne ho altri comunque in scorta, sempre della stessa linea, perché comunque mi è sempre piaciuto, e li utilizzo anche per lavoro. Poi altri correttori, qua ne ho uno, due, tre e quattro, per farvi capire quanto amo questo prodotto. E sto parlando del Prep and Prime Highlighter, quindi sempre correttore, anche se appunto c'è scritto highlighter, è perché si può utilizzare anche appunto per creare dei punti luce sul viso, e quindi utilizzato come illuminante. Quello che ho io sono quasi tutti, credo di sì, 1, 2, 3 e 4, sì, nella tonalità Bright Forecast, quindi sono quattro tonalità uguali, che è la tonalità, diciamo, più neutra. Esiste in giallo, che ho, che serve appunto per andare a contrastare le occhiaie, scusate, in arancio, in giallo, in rosa, e poi cos'è? Giallo, arancio, rosa, in questa tonalità più neutra. E poi esistevano anche delle tonalità intermedie che andavano appunto dal light medium, medium, eccetera, fino al dark, che però anche quelle non fanno più, anche quelle molto valide, ma sicuramente, come avete potuto notare, la tonalità che più ho utilizzato
e che utilizzo è la Bright Forecast, che è appunto questa tonalità neutra che si adatta a tantissimi tipi di pelle in realtà, leggermente aranciatina, in modo che vada poi a contrastare bene l'effetto appunto blu-violaceo delle occhiaie, quindi portentoso per quanto riguarda le occhiaie, ma comodissimo anche per i retouch, i ritocchi sul viso, anche a trucco già fatto, non so, d'inverno raffreddore mi soffio il naso, quindi mi tolgo magari il fondotinta dalla zona del naso perché l'ho soffiato, vado con questo qui che è di quelli fatti così che giri ed esce il prodotto, tac-tac, vado a ritoccarmi il nasino, me lo tampono un attimo e via, o se durante la giornata ho bisogno di ritoccare di nuovo le occhiaie perché magari sono particolarmente stanca, segnata, se ho bisogno, non so, metto il rossetto e ho bisogno di ritoccare magari il contorno delle labbra, se magari mi sono truccata e mi sbava il trucco degli occhi, ho bisogno di andare a correggere o illuminare, questo è perfetto, cioè è veramente una bomba per tantissimi utilizzi. Inoltre ha una texture molto fine che non va a creare spessore, non va a creare strato, quindi non appesantisce troppo lo sguardo, lo si può riapplicare più volte appunto durante la giornata senza che risulti troppo pesante, senza che faccia spessore e strato sulla pelle, quindi una bomba. Poi, altro prodotto di cui potete vedere. Quindi vedete una bella quantità perché anche questo è un prodotto che ho comprato, che utilizzo sempre e che amo. E sto parlando delle matite sopracciglia, sempre di MAC. Io qua ho in rappresentanza la Brunette, una che è talmente consumata che non so neanche cos'è. La Lingering, che è una delle mie preferite. Lingering, Lingering, Lingering. Quindi ho tipo quattro brunette, quattro lingerie, una brunette e una che non so cosa sia, ma credo che sia un'altra lingerie. Vabbè. Comunque, sono queste matite qui super, super, super fini. Queste sono la versione vecchia, tra l'altro, perché adesso le hanno rifatte con dall'altra parte lo sfumino, quindi il packaging è leggermente diverso. Vabbè, si gira ed esce il prodotto, che ovviamente non gira più niente perché è finita, però ha una punta molto molto sottile, potete vedere che è super super fine, questo permette veramente di essere super precisi nell'andare a disegnare le sopracciglia e riuscite a ricreare proprio un effetto pelo, diciamo così, quindi comodo perché sia scusate, sia riempire completamente la forma, sia andare a fare qualche ritocco dove avete qualche buchino e ricreare appunto questo effetto pelo, riuscite a farlo con questo prodotto. In più comodissimo perché non è da temperare, quindi girate, esce la mina e andate ad utilizzarla anche da portare in giro, non avete bisogno d'altro e siete a posto. La versione nuova che hanno rifatto ovviamente è ancora più comoda perché appunto di là c'è lo sfumino, quindi avete tutto l'occorrente che poi vi serve per sistemare le vostre sopracciglia. Poi, altri prodotti. Allora, ho 1 e 1-2 mascara, sempre di MAC. Sono questi qui, questo è in Extreme Dimension. Anche questo, dopo di lui, è il mio mascara preferito. Ovviamente, non essendoci più la Poured, passo automaticamente a questo. Questa è la versione nera intensa, che è quella che è rimasta. Potrebbe essere che magari l'avete visto anche con le scritte bianche, quella era la versione diciamo classica, quindi c'era nero e nero intenso. Questa è la versione nera intensa. Anche questo è uno scovolino veramente comodissimo perché è fatto così, in silicone, setto le fitte fitte, quindi separa bene, divide. La cosa comodissima è che ha le setole anche sulla punta. Quindi usato di punta è comodissimo anche, insomma, ciglia inferiori, laterali, per evitare di sporcarsi. Poi io mi sporco sempre comunque, però lui di suo è comodissimo e dà un bellissimo volume. Quindi sicuramente è un mascara che continuerò a utilizzare e ad acquistare. Tant'è che infatti in utilizzo adesso ne ho un altro. Ed eccolo qui, è sempre lui per darmi la prova che utilizzo proprio questi. E poi ho un rossetto terminato e questo è il Lady Danger che è praticamente scavato
Non so come abbia fatto a terminare questo rossetto, ma c'è stato un periodo, un'estate, in cui ero in fissa con questo colore e quindi l'ho utilizzato tantissimo. In realtà l'ho già anche riacquistato, quindi non mi manca perché tanto ce l'ho già. E niente. Poi ho finito un profumino, questo è un profumo di Pinky che ho da una vita, figurati, da quando ci lavoravo, quindi veramente saranno passati una decina d'anni, credo. E niente, finalmente l'ho finito. Non sono una patita di profumi in realtà, e quindi ce l'avevo veramente da tanto, ma perché mi ero proprio dimenticata in realtà di averlo. L'ho rispolverato ultimamente, era una buona fragranza, molto dolce, buona in realtà, e niente, nulla, nulla di che, era un profumino così che potete trovare comunque quei classici profumi da negozio d'abbigliamento. Poi, allora, terminato una mousse struccante, questa qui, struccante, detergente più che struccante, che è questa qui di Balea. Questa era quella per pelli sensibili e secche, ma esiste anche in altre varianti. È uno dei primi prodotti che ho acquistato, tra l'altro, di Balea. Forse risale addirittura al primo acquisto che avevo fatto. Mi era piaciuta molto in generale, un po' tutti i prodotti in realtà di Balea mi piacciono, nulla, nulla da dire, aveva una bella schiuma soffice, un profumo delicato, era molto molto delicato, infatti è per pelli sensibili, e non mi dava la sensazione appunto di pelle poi che tira una volta lavato il viso, anzi, e infatti per pelli sensibili e appunto secche. Un buon prodottino, pagato pochissimo. Sicuramente potrei riacquistarlo, ma siccome ci sono tante varianti di queste mousse, diciamo che in generale il prodotto mousse mi piace, lo riacquisterei senza problemi. Forse acquisterei quella magari un po' più adatta al mio tipo di pelle. Questa l'avevo presa appunto per pelli secche sensibili, ma perché in realtà volevo un prodotto per pelli sensibili più che per pelli secche, ed era un periodo in cui la mia pelle faceva un po' di capricci ed era a giorni alterni in un modo piuttosto che in un altro e mi si arrossava spesso, quindi avevo bisogno di qualcosa di particolarmente delicato e questa ha fatto egregiamente il suo lavoro. Costano veramente poco, tipo 1,99 euro se non sbaglio, 2,99, ma credo 1,99, quindi meno di 2 euro e ottima, veramente ottima. Sì, prodotti Balea li acquisto sempre, quindi magari non questa nello specifico, però sicuramente è un prodotto che vale la pena provare. Poi, aia, me la sono andata sul naso. Ho fatto una maschera, questa qui. Questa era una di quelle acquistate in Thailandia, è della Milatte. È made in Corea e questa era al collagene. È una maschera appunto in tessuto classica. Il tessuto all'interno non ce l'ho più. No, peccato. L'ho utilizzata per 2 volte, come faccio con praticamente tutte le maschere in tessuto, e mi sono trovata molto molto bene. Niente da dire, una classica maschera in tessuto idratante, non fa i miracoli, però soprattutto d'estate è molto piacevole da utilizzare. Ha lasciato la pelle questa leggermente appiccicaticcia, ma leggermente, ma cosa che comunque poi si risolve perché andate a mettervi tutti gli altri vostri prodotti di skincare, quindi quell'effetto se ne va, diciamo, subito. Ben imbevute, anche se ne ho trovate di più imbevute in realtà, però insomma non male, considerate che il prezzo è veramente super basso, perché queste maschere le avevo pagate, cioè, meno di 50 centesimi l'una, quindi una stupidaggine proprio. Poi, allora, ho diversi prodotti viso terminati da un bel po' in realtà. Allora, due BB cream. Queste sono due BB cream di Garnier. Allora, una è quella classica, normalissima, che non mi piace, quindi non ve la consiglio perché
Non mi è mai piaciuta questo tipo di BB cream e non lo so, non fa per me, non copre, appiccicosa, dura poco, se ne va, mi lascia una brutta sensazione, non mi piace proprio. L'altra invece, sempre Garnier, però è quella per pelli miste e questa invece mi piace parecchio. Questa infatti l'avete vista sicuramente anche in altri video, perché è una delle mie BB cream preferite. Non sono un amante delle BB cream, quindi di solito comunque utilizzo di più il fondotinta, però d'estate sicuramente è comoda anche la BB cream perché è un po' più leggera. Il bello di questa BB cream è che copre comunque bene, non unge e dura tanto tutto il giorno. Quindi a me piace il tipo di coprenza e come mi lascia la pelle. E appunto anche una discreta durata, quindi io con questa mi sono sempre trovata bene. E quindi se avete una pelle mista, sicuramente ve la consiglio. L'altra invece no, assolutamente escludere. Poi, allora, altro prodotto che più che finito è scaduto è questo fondotinta che ho da una vita e mezza ed è di Mua Makeup Academy ed è questo Matte Perfect. Questo praticamente è scaduto perché fa rumore, non so se si sente, come se all'interno ci fosse dell'olio. Puzza tremendamente, puzza di vernice, cioè è una roba veramente. No, non posso metterlo sulla mia pelle questo, dopo tutta la fatica che sto facendo a cercare di tenerla più pulita e sana possibile, se mi metto questo affare in faccia, no. Quindi per quanto mi dispiaccia, perché ovviamente avendo tanti prodotti è capitato che questo mi è sfuggito ed è rimasto lì e ha fatto sta fine, però io non m'azzardo ad utilizzarlo ed è anche pieno, eh. No, 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 no. Quindi anche questo mi dispiace particolarmente perché non mi piacciono gli sprechi, però no, 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 non mi fido ad utilizzarlo e quindi via. Poi, altro sempre prodotto viso finito. Qua veramente abbiamo degli arretrati, ragazzi, però almeno poi me ne libero e basta, non li vediamo più. Era questo fondotinta di New York Color, si chiama All Day Long Foundation, e dovrebbe avere una durata di 14 ore. Ovviamente no, però insomma una certa durata ce l'aveva. Bello opaco, abbastanza coprente. Ovviamente stiamo parlando di un fondotinta low cost, quindi non stiamo parlando di MAC o di altri brand che hanno delle prestazioni di un certo tipo. Stiamo parlando di un prodottino un po' più scrauso, diciamo così, ma che per una ragazzina che ha le prime armi, che magari non ha dei soldi da spendere nel make-up, che però ha l'esigenza di truccarsi e di mettersi il fondotinta, vuole comunque iniziare a provare ad utilizzarlo, potrebbe essere una buona alternativa. Io questo, tornando indietro, probabilmente non lo riacquisterei, anche perché comunque adesso ho altre esigenze e devo pensare anche, diciamo così, al lavoro, quindi a prodotti che posso utilizzare anche per lavoro, che quindi devono avere tutta una serie di caratteristiche e di prestazioni. Quindi non penso solo a me, ma magari penso anche alle mie clienti e alle esigenze che hanno loro. Però per una persona, insomma, qualsiasi che non è truccatrice, che comunque ha bisogno semplicemente di un fondotinta per truccarsi e mettersi tutti i giorni e vuole provare questo, io non mi ero trovata male comunque. Opaco, abbastanza coprente, normale, ecco. Poi, allora, sempre fondotinta, mamma, quindi abbiamo una marea. Allora, sempre di Mua, questo qui. È il matte foundation anche questo. Questo invece l'avevo utilizzato, finito, 30 ml. Mi piaceva. Anche questo vale lo stesso discorso che ho fatto per gli altri. Stiamo parlando di prodottini low cost. Aveva un prezzo basso, ora non mi ricordo quanto, perché veramente prodotti veramente di chissà quanto tempo fa.
Però insomma aveva una bella durata e una bella coprenza anche questo. Calcolate che quando dico una bella coprenza ovviamente vuol dire che l'effetto non è super naturale sulla pelle, quindi è un prodotto che comunque un po' si vede, ecco, quindi va dosato bene perché se ne mettete quel pochino di più si rischia che faccia quell'effetto mascherone che non è mai molto bello. Poi, finita, questa in realtà l'ho finita da un bel po', non so cosa ci faccia ancora qua dentro, però vabbè, questa BB cream di Kiko che non so veramente quanto tempo abbia, non mi è piaciuta per niente, non mi piaceva la coprenza, non mi piaceva l'effetto sulla pelle, non mi piaceva la durata, bocciatissima, l'unica cosa positiva è che aveva fattore protezione solare 30 e che quindi mettendola comunque andava a proteggermi la pelle durante il giorno, ma calcolate che io lo utilizzavo come base praticamente e poi mi ritruccavo perché l'effetto di questa non mi piaceva, quindi la mettevo sotto ma poi sopra rimettevo altro, quindi questa bocciatissima, ma veramente non so neanche da quanto tempo ce l'ho lì. Vabbè, poi altro fondotinta, stiamo andando bene o male in ordine, dai. Questo è di Deborah. Questo già siamo a un livello medio, diciamo, rispetto a questi che vi ho mostrato finora che sono low cost. Questo è un medio cost. L'avevo pagato comunque un'offerta anche questo un bel po' di anni fa. Però devo dire che non mi era dispiaciuto. Anche questo bello opaco, forse un pelo troppo per i miei gusti adesso. Quindi, forse consigliato più per una pelle veramente grassa più che mista. Però non era male. Ogni tanto gli aggiungevo una goccina di qualche olietto o dell'acido ialuronico, miscelandoli insieme per renderlo un pochettino più fluido, più stendibile, perché era un pochettino così. Però diciamo che tra tutti quelli che vi ho mostrato, sicuramente sì, lui è quello che preferisco, anche se a dirvi la verità, la BB Cream Garnier, cioè se dovessi scegliere acquistare questa o questa, forse punterei ancora sulla BB Cream Garnier. Se voglio un fondotinta, poi punto su altri fondotinta, mi riacquisto il mio MAC e vado con quello che conosco, che sono sicura che mi piace, che non mi delude mai. E se voglio invece qualcosa di più leggero, sto su questa. Anche lavorativamente parlando, MAC non mi delude, per cui sono sicuramente più serena e più tranquilla a utilizzare quelli anche per lavoro che non Deborah, non mi presenterei mai a truccare una sposa, che sia uno shooting o quello che è con questo fondotinta, ovviamente. Stiamo parlando di un utilizzo nostro. Poi, allora, mascara. Allora, questi diciamo che li ho cestinati perché sono seccati. Sono mascara che ho appunto in giro da anche questi da una vita. Questi sono dei mascara colorati, sono due di Mua, questi qui, che sono dei bellissimi colori tra l'altro, ma si sono seccati. Questo qui che era di Kiko, e invece questo è un mascara normalissimo nero, il One by One di Maybelline, che devo dire mi piace sempre parecchio. Quindi questi in realtà non li acquisterei, ma perché in realtà non amo più i mascara colorati. Si sono seccati tutti e questo non si vedeva neanche, è proprio una cippa di mascara. Questi già meglio perché avevano delle fibre, il colore di questo per esempio era stupendo, però purtroppo ovviamente li ho utilizzati un po' e poi gli anni sono passati e sono finiti anche questo, vedete, tutto secco, però era veramente un bel colore. Vabbè, diciamo che questo video più che prodotti finiti è anche un po' svuota le scorte perché effettivamente queste cose qua sono prodotti che ho in giro veramente da tanto, quindi alcuni finiti perché li ho utilizzati e altri perché appunto sto facendo un po' di repulisti tra le varie scorte, sto buttando via le cose che obiettivamente non uso più per un motivo o per l'altro. Quindi questi qua colorati, questo invece è uno di quei mascara che mi è sempre piaciuto, anche lo scovolino,
fatto così, un po' il mio genere, simile comunque a quello di Mac, sempre con le setole belle fitte fitte, quindi simile come tipo di scovolino, un po' meno volumizzante questo, quindi tra i due alla fine è meglio ancora il mio Mac. Poi, è saltata fuori un'altra BB cream e un'altra BB cream. Ah sì, un altro fondotinta. Veramente questo vuota le scorte mi sta dando soddisfazione. Allora, questa è un'altra BB cream di Mua, non so se si vede. Terribile, inqualificabile, non mi è piaciuta. Anche questa doveva essere oil control, anche se è andata via la scritta, però doveva essere appunto specifica per le pelli un po' più grasse, però non aveva quell'effetto, non era neanche opaca, quindi non mi è piaciuta. Questa è sempre lei invece, Garnier, questa è la versione medium, questa qui era la light, questa è la medium che è leggermente più scura, le uso entrambe a seconda della stagione, ottima, a me è sempre piaciuta. E questo invece è un vecchissimo fondotinta di Essence. Eccolo qui. Anche questo ovviamente oil free. Finitissimo. Sì, questo è finito. Non è stato buttato per qualche motivo vario, ma perché è proprio finito. Ma sapete che non mi ricordo di questo, sinceramente. Non vi so dire molto perché chissà da quanto tempo è che era in giro. E poi io avevo, cioè siccome ho un po' di collezionismo inside, avere tutte queste cose ovviamente mi rende contenta, anche se adesso voglio liberarmene. Però comunque dall'altro lato dico, no, erano miei, li avevo, come se fossero delle piccole cose preziose che io conservo e colleziono. Poi però a una certa dico, ma cioè, che te ne fai di sto coso che veramente... Ce l'hai da una vita, è pure finito, non è niente di che, perché si sta parlando di un fondotinta di qualche euro della Essence, buttalo via. E quindi anche se mi piange un po' il cuore, lo butto, anche perché appunto non so neanche che dirvi riguardo a questo prodotto, per cui insomma, cestiniamo. Poi, allora, abbiamo uno. 2, 3, 4, 5 e 6 correttori. Allora, vediamo un po'. Uno è l'Instant Anti-Age di Maybelline, che conoscerete benissimo tutti, e solito, cioè mi è piaciuto tanto, in realtà lo utilizzo anche ora in certe occasioni. Devo dire che pur essendo un cancelletà e quindi dovrebbe essere un correttore un pochettino idratante, a me segna anche questo per assurdo. Però mi sono sempre trovata bene perché comunque tra tutti i correttori un pochettino più low cost, diciamo così, è quello che appunto mi segna meno e quindi ha una certa coprenza, non altissima, ma preferisco avere una coprenza un po' più bassa e avere uno sguardo un pochettino più giovane e meno segnato, piuttosto che avere una super coprenza e poi avere le zampe di gallina qua come le vecchie, quindi... questa è un po' una via di mezzo e mi sono sempre trovata bene e niente, insomma, lo conoscete. Poi, allora, questo invece è un correttore vecchissimo, vecchissimo, vecchissimo di Elf che ho veramente da tanto. Mi ero sempre trovata bene con questi correttori, anche di questi ne avevo diversi. Allora, coprivano poco. Tornafuoco? Coprivano un po' poco, non... Perché non mette a fuoco?
Coprivano un po' poco, non erano correttori super coprenti, però siccome è uno di quei prodotti appunto dell'inizio, sono tutti quei prodottini che acquistavo quando ero alle prime armi e che facevo tutti questi ordini Elf, di cui avete ovviamente testimonianza nel canale, è stato appunto uno dei miei primi correttori e niente, diciamo che vale quello che costava, perché costavano veramente pochissimo, tipo 1 euro e qualcosa, e quindi avevo preso anche di diverse tonalità, quelle più o meno aranciate, le usavo per contrastare un po' le occhiaie, però diciamo che all'epoca avevo anche bisogno di meno coprenza rispetto ora, quindi mi andavano bene ora. Poi un altro prodottino è di MUA, se non sbaglio, sì, Cover and Conceal, questo qui, anche questo low cost, anche questo super usato. L'unica cosa che questo era scannata la colorazione, perché adesso forse lo vedete un po' più scuro, ma perché si sarà ossidato, era un po' troppo chiaro, quindi lo usavo leggermente per illuminare, ma poi tendeva al grigiastro perché aveva un sottotono rosato, e quindi l'ho sfruttato un po' poco per questo motivo, e quindi ecco, non vi so dire chissà che. Poi sempre Elf, questo fratello di quello di prima, di un'altra tonalità, come potete notare. Poi questo qui invece Garnier, questo più che un correttore diciamo che è un roll-on bello, bello fresco, quindi la cosa positiva di questo non è sicuramente il prodotto all'interno, ma il fatto che abbia la pallina e che quindi vada a fare un effetto un po' decongestionante sulle occhiaie, perché ha la pallina fredda che ruota e quindi decongestiona un po' la zona, sgonfia un po' le borse. Per quanto riguarda il prodotto all'interno, tonalità neutra che bene o male andava un po' sempre bene, però coprenza veramente bassa. È uno di quei prodottini proprio per chi, per le giovani, giovani, giovani che non hanno bisogno di assolutamente nulla, o per chi è fortunato che ha poche occhiaie e che vuole proprio rinfrescare giusto un pochettino la zona. Poi, altro correttore che invece mi era piaciuto tantissimo, e anche questo un po' mi piange il cuore in realtà che sia finito, e ne ho in realtà un altro in scorta, però anche quello sta finendo, infatti lo sto centellinando, è questo correttore di sempre Elf, che era portentoso. Scusate, oggi un po' così. Che era portentoso, dicevo, perché è un correttore che oltre ad andare, perché non mette a fuoco? Cioè, ma che problemi ha? Mi piaceva tantissimo perché oltre ad andare ovviamente a correggere le imperfezioni, agiva proprio sui brufoli, sulle imperfezioni, andandoli a curarli, andandoli a sfiammarli, andandoli a sgonfiarli. Quindi mettendo questo prodotto, dopo qualche giorno io riuscivo a vedere un miglioramento proprio del brufolo. Quindi aveva un effetto, oltre che appunto correttivo, anche curativo, che mi piaceva molto. Era bello trugno, bello pastoso, quindi comunque un correttore che si vedeva assolutamente, anche perché poi seccava sulla pelle, quindi si notava, ecco. Però usato con parsimonia ed usato giusto giusto, picchiettato in certi punti dove appunto avevamo qualche imperfezione, riusciva anche a curarli, quindi mi piaceva tantissimo. L'avevo acquistato anche verde, verde però non mi piaceva tanto, anche perché era più difficile da dosare, faceva più macchie, era più difficile da coprire, quindi in realtà la tonalità, quella appunto neutra del colore della pelle, era quella che preferivo. E vabbè, sfruttato, finito, e pazienza, lo butteremo. Poi, vediamo un po' qui cos'è rimasto. Uno.
prodottini. Allora, questo è un altro mascara colorato che era resuscitato dal sacchetto ed era di Colors and Beauty, figuratevi, questo veramente c'ho da una vita, l'avevo comprato a un outlet. Il bello è che ovviamente nel canale gli acquisti di tutti questi prodotti, ce li avete, potete farvi una storia se non avete niente da fare, che è micidiale. Comunque, viola, bel colore, usato quello che dovevo usarlo, scriveva poco, si vedeva poco, quindi niente di, dava giusto un riflesso violaceo alle ciglia e niente di che. Poi, due prodotti viso, e mi sono pure sbriciolata, sono uno un fondotinta compatto di Pupa, ovviamente qua c'era la spugnetta e qua il prodotto che ora è andato, fondotinta in polvere, poco coprente, un po' polveroso, e questa invece è la cipria, anche questa tutta rotta, di Bottega Verde, che è una cipria compatta, anche questa non ho mai azzeccato il colore, sinceramente parlando, perché comprate tutte online, anche queste tantissimo tempo fa, questa, il fondotinta non mi ricordo, questa invece avevo, era, le ciprie di Bottega Verde erano i primi prodotti appunto make-up che utilizzavo, perché era un po' il negozio che avevo più vicino, facevano spesso delle offerte online, e quindi molto spesso facevo appunto gli ordini Bottega Verde a tutti, tutto a 4,99, quindi ci ficcavo dentro tutte le cose che utilizzavo, fondotinta, cipria, e molto spesso questa cipria la utilizzavo al posto del fondotinta, soprattutto quando ero alle superiori, che mi truccavo credo in un modo osceno, e utilizzavo appunto questa. Mi ricordo che veramente ne ho consumate tantissimo da tanto che le usavo. Erano un prodotto che mi andava bene quando non avevo particolari esigenze. Però ecco, adesso non la trovo un po' pesantina come cipria, non mi fa impazzire sinceramente. Però ecco, l'ho utilizzata tanto, quindi non si sputa sul piatto dove si è mangiato fino adesso, essendo un prodottino low cost. Per quello che costa, ecco. L'unica cosa è che adesso prediligo qualcosa di magari un po' più setoso, di un po' più scorrevole anche sulla pelle. Quindi anche quando ho tirato fuori questi prodotti cercando di finirli, vedevo che facevo proprio fatica ad utilizzarli perché non erano più il mio, ecco. E quindi niente, è ora di buttarli. Quindi diciamo che in questa carrellata di prodotti, a parte due prodotti skincare, il resto è tutto make-up, stranamente. E a parte i prodotti dell'inizio di MAC, che sono quelli che comunque ho finito, ma perché li utilizzo e ne utilizzo in quantità e continuerò a utilizzarli, gli altri sono tutti prodotti invece terminati e che non, bene o male, non riacquisterò mai più, credo. E quindi sono un po' le scorte che sto andando a eliminare perché appunto è ora di smaltire i prodotti, di buttarli, cestinarli, quelli vecchi e quant'altro. E niente, questo è tutto per il momento, ma ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Un bacione, ciao ciao!